Eccoci qui, amici di Radio Flumeri, pronti per una puntata di Sportivamente Irpini alla vigilia. Ormai mancano nemmeno un'ora alla partita di Italia Repubblica d'Irlanda, quindi la nostra attesa è sicuramente per gli azzurri. Ne parleremo anche di questa partita, però noi sviluppiamo alcuni temi delle squadre irpine che hanno finito ampiamente la stagione e stanno cercando di fare delle trattative importanti per il nuovo roster della Scandone e per quanto riguarda il nuovo US Avellino. Bollono in pentola parecchie cose, però concretamente ancora bisogna capire effettivamente, parlo soprattutto dell'US Avellino, quali sono gli obiettivi su cui punterà il team biancoverde. Intanto però, per quanto riguarda la Scandone, ci sono state già tre ufficialità di Ragland, Martin Loinen e addirittura Zerini da 4. Questa è un po' la sintesi della puntata odierna. Io vi saluto, sono Lucio Iannicielo, con me c'è naturalmente Nicola Giacobbe. Ciao, buonasera, Nicola. Buonasera a tutti, ben trovati a questa nuova puntata di Sportivamente Irpini. Siamo su Radio Flumeri 101.2 MHz. Lucio, direi di andare subito con una canzone, dedichiamola ai nostri radioascoltatori appassionati alla nazionale italiana. Ascoltiamo una canzone che negli anni 90 andava molto di moda, Un'estate italiana, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Emozioniamoci. Che bei ricordi, Italia 90 poi andò a finire in un modo non proprio felicissimo, però un terzo posto che però portò tante serate magiche veramente in quel 1990 con la stella di Schillaci che brillò assolutamente su tutti. Nicola, abbiamo fatto questo flashback a Italia 90, vogliamo parlare un poco di questa nazionale velocemente, perché sta facendo grandi cose, ha battuto sia il Belgio che la Svezia, molto più convincente la vittoria con il Belgio, è già arrivata prima in classifica, però toccherà la Spagna agli azzurri. Io, dopo aver visto la partita di ieri, Croazia-Spagna, penso che sia meglio la Spagna che la Croazia, perché ritengo che i croati, non lo dico perché voglio fare il santone, ma pensavo effettivamente che potesse arrivare tra le prime quattro. Io ritengo che la Croazia sia un organico, ecco, da prime quattro. E allora bisogna anche ricordare che ieri la Spagna ha giocato con la squadra titolare, mentre la Croazia con 5 riserve, e Ivan Perisic ha piegato gli spagnoli. Per quanto riguarda invece la partita di oggi degli azzurri, bene che si faccia turnover, tutti possono così un po' riposare, perché lunedì bisogna battere questa Spagna, dopo che in due edizioni consecutive, sia nel 2008 che nel 2012, ci ha fatto fuori. Però nel 2012 sappiamo come, un 4-0 pesantissimo in finale, e nel 2008 uscimmo ai rigori con Donadoni. Beh, nel computo delle gare comunque dell'Europeo 2012 comunque va annoverato anche il pareggio della prima gara dei gironi, comunque un bel pareggio Italia-Spagna con De Rossi centrale. Sì, vero, quindi diciamo che con la Spagna abbiamo qualcosa da farci perdonare, ecco. Italia-Irlanda stasera sarà una partita in cui andranno caricate quelle pile, magari sottotono, visto che non hanno potuto giocare in queste prime due partite. Un'Italia che
a scapito di una formazione certo non coi grossi nomi, tutt'altro, per la prima volta però è riuscito a portare non penso sia la prima volta, però una delle poche volte in cui è riuscito a portare a casa 6 punti dopo 2 partite e primo posto nel girone dopo solo 2 giornate, quindi un grandissimo risultato a prescindere. Poi la Spagna è una squadra che mi ricorda, o meglio, il Belgio mi ricorda un po' il modo di giocare della Spagna, comunque è un gioco molto improntato sul possesso palla, che è molto offensivo giustamente con quei 3 davanti che fanno davvero tanta paura, però diciamo che comunque l'Italia ha dimostrato anche nelle difficoltà più impervie di poter venirne fuori, di poterne venire a capo anche con l'orgoglio e perché no anche un pizzico di intelligenza tattica che insieme alla fortuna fanno le grandi fortune, scusate il gioco delle parole, delle grandi squadre. Sì, noi questo dobbiamo augurarci, che la nazionale italiana continui a mettere in campo lo spirito visto con il Belgio. Il primo tempo con la Svezia è stato un po' deludente, però poi si è ottenuto comunque l'intera posta in palio. E il prosieguo, noi dobbiamo pensare alla Spagna sicuramente, però il tabellone, Nicola, dalla parte destra è assolutamente inaccessibile, ci sono quasi tutte le grandi, mentre dalla parte sinistra ci sono quelle tra virgolette un po' più morbide. Mi sembra un po' squilibrato da questo punto di vista, però tant'è, l'Italia deve fare assolutamente il suo gioco, deve pensare ora a battere l'Irlanda, perché no? È un risultato che è ininfluente, ma sicuramente può essere importante per la partita con la Spagna, anche per mettere appunto in moto gli altri giocatori che non possono essere schierati titolari. Conte ha ragione a dire dobbiamo andare in campo per vincere, però che venga una buona Italia, che riesca a fare le cose che abbiamo visto fino ad ora e cercare di capire effettivamente quali sono le motivazioni. Ora l'attenzione è tutta rivolta a lunedì 28, ricordiamo alle 18 lo stadio Saint-Denis contro la Spagna, quindi dobbiamo cercare di fare un europeo che possa sorprendere quanto più possibile. Io non penso, ti dico la verità Nicola, che l'Italia possa fare il boom. Il boom ritengo appunto la finale o addirittura le semifinali o addirittura la finale, perché altre squadre mi sembrano un po' più attrezzate rispetto all'Italia, però chissà, con il sudore, con il furore che ha messo in campo questa nazionale e con lo spirito famelico di Conte, le sorprese ci possono essere. Vediamo come andrà a finire. Assolutamente vediamo, certo appunto la fame di Conte che riesce a donare aggressività agonistica alle sue squadre sicuramente è una garanzia per quantomeno una prova d'orgoglio di un'Italia sicuramente sfavorita contro una Spagna sicuramente più forte. Poi vabbè, il tabellone, abbiamo fatto il tabellone dei ricchi e poveri, possiamo dire, nel senso che da una parte ci sono tutte le più forti, Italia, Spagna, Francia, Germania, dall'altra parte ci sono le squadre tra virgolette più deboli, anche se comunque ci sono giocatori del calibro di Ramsey, Bale, probabilmente anche Cristiano Ronaldo, Lewandowski, certo, quindi comunque i singoli, le individualità ci sono, però come dicevo lo stesso Daniele De Rossi, in queste grandi competizioni serve soprattutto uno spirito di squadra e saper creare gruppo e quindi cercare di sopprimere quel gap fisico-tecnico con valori morali, orgoglio e perché no, la fortuna in queste competizioni a gare secche ci vuole la grande. Sono belle serate. Concludiamo, Nicola, questo spazio cercando di capire chi può essere una delle sorprese di questo europeo, tenendo fuori la Croazia, perché ci permettiamo di dire che non è un outsider, io non la considero un outsider. Mi fai un nome di una squadra che può addirittura sorprendere, una mina vagante? Io adesso non ho presente chiaro il tabellone, però dall'altra parte
chissà, magari quel miracolo Galles non vuole smettere di sognare, può sognare con quei giocatori che ha. Certo, se non mi sbaglio, il primo ottavo è Galles-Svizzera. No, Polonia-Svizzera. Polonia-Svizzera, quindi Galles adesso in questo momento... Ancora bisogna capire anche le migliori terze. Esattamente. È importante che si concluda. Il meccanismo delle migliori terze mi piace, ci sta bene, evita i famosi biscotti fastidiosi e odiosi. Certo è che il tabellone un po' dispari, da una parte le più forti, dall'altra le squadre che meno hanno ottenuto in questi anni di calcio, certo, mi sembra una cosa irrisoria. Io invece, Nicola, dico che una mina vagante può essere proprio la Polonia. Vedremo come andrà a finire, non è detto, però io faccio questo azzardo, probabilmente è un azzardo, considerando che altre squadre, Francia, Spagna, Germania, non so l'Italia, non penso, però queste tre che ho citato insieme alla Croazia mi sembrano quelle un poco più forti. E vedremo. Però ci deve sorprendere, che ci sorprenda la nazionale italiana. Assolutamente sì, vedremo se anche questo Belgio, magari dopo la prima partita un po' sottotono contro l'Italia. Chissà. Questo Croazia-Belgio sicuro una partita molto interessante. Infatti, andiamo in pausa un attimo con ascoltiamo Loredana Bertè in Alto Mare. Con sportivamente Irpini. Sì, eccoci qui per parlare ora di qualche aggiornamento che ci è arrivato proprio delle partite degli europei. Ungheria-Portogallo 3-3, pazzesco, una partita veramente pazzesca che consegna il primo posto all'Ungheria. L'Islanda ha battuto l'Austria 2-1, quindi sono entrambe a 5. E il Portogallo è terzo con 3 punti, quindi ha fatto 3 pareggi. Incredibile. Bisogna capire se riesce a qualificarsi, forse ce la fa per il rotto della cuffia il Portogallo, e esce l'Austria con un solo punto. Questi sono gli aggiornamenti che ci vengono in attesa di stasera per Italia e Repubblica d'Irlanda e Svezia-Belgio. Molto molto interessanti sicuramente. Assolutamente. Nicola, ecco, parliamo ora di Scandone, perché ci sono state, come dicevo prima, delle ufficialità importanti, quella di Joe Ragland, Martin Loinen e l'arrivo di Zerini, che ricoprirà sicuramente un ruolo importante. Il cambio di Martin Loinen è un italiano, questo è un fattore sicuramente fondamentale per coach Pino Sacripanti. Mi sembra che la squadra si stia muovendo molto in anticipo rispetto agli altri anni, avendo piazzato già questi 3 colpi, perché ricordiamo che lo stesso Ragland non era poi così sicuro, e il fatto di averlo ingaggiato, di aver rinnovato il rapporto con Ragland è una grande cosa, perché il giorno prima dell'ufficialità tutti davano Ragland partente, questa è la verità, è la verità dei fatti. Poi meno male si è riusciti a rinnovare il rapporto con Ragland, e quindi il tassello, il play della Scandone sarà Joe Ragland ancora una volta. Green dovrà essere quasi scontato, mi viene da dire, come cambio di Joe Ragland, e sotto le plance appunto si vedono Martin Loinen e Zerini. La cattiva notizia arriva da Riccardo Cervi, perché sembra che debba ritornare a Reggio Emilia. Non mi piace questa cosa, sinceramente. Pensavo che Riccardo Cervi, se andava via ad Avellino, lo faceva per un altro team. Non vorrei, Nicola, voglio essere un po' cattivo forse, non vorrei che sia venuto ad Avellino per rilanciarsi e quindi per partire alla meglio con Reggio, con la sua città. Diciamocela tutta, comunque Riccardo Cervi ha puntato, o meglio puntava sin dall'anno scorso, ad un top club italiano / europeo. Sicuramente Riccardo Cervi è un giocatore che l'anno scorso era stato ingaggiato ormai da Milano, e quindi sì, adesso la prospettiva Reggio Emilia sicuramente lo affascina. Comunque gli propongono un contratto pluriennale, un 89, comunque un giocatore valido di assoluto livello, e quindi al centro di un progetto, casomai Avellino non viene reputato un progetto vincente, quindi magari chissà
potremmo fargli ricredere da questo punto di vista il prossimo anno con una bella vittoria, magari anche contro la sua prossima squadra. Assolutamente. Scherziamo sicuramente, certo, che al suo posto vorrebbe arrivare un altro italiano sotto i tabelloni. Sicuramente Marco Cusin mi sembra un nome interessantissimo per profilo. Sicuramente al momento è il giocatore, il pivot che probabilmente toglierà il posto anche a Riccardo Cervi in ottica preolimpico, quindi da questo punto di vista Avellino sicuramente ci guadagnerebbe nel breve periodo con Marco Cusin rispetto a Riccardo Cervi. Poi altri nomi, abbiamo già detto Joragrand, quasi sicuro, sicuro Marquis Green. Andrea Zerini oggi ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema, al suo posto è tornato Davide Pascolo, quindi diciamo che per lui il sogno preolimpico finisce qui, anche se aveva davvero possibilità pari all'1% di andare alla kermesse di Torino, quindi bene così, o meglio ci dispiace per Andrea Zerini e speriamo almeno sia pronto per l'avventura in Irpinia. Poi l'altro no, come detto Joragrand, Martin Lunen, sicuramente sono loro i pilastri da cui ripartire per la prossima stagione, una prossima stagione in cui Avellino, ricordiamolo, farà competerà anche in Europa, e quindi Joragrand e Martin Lunen sono sicuramente due profili internazionali che sicuramente vorranno far valere le proprie ragioni anche in Europa. Sì, mi fido della Scandone, il lavoro di Sacripanti e Alberani sicuramente può essere costruttivo, quindi fiducia alla Scandone. Poi per quanto riguarda gli altri sembra che Severini quasi sicuramente rimarrà, dubbi per Pini, e poi vanno valutati invece le guardie Vecalas e Hacker, se è il caso che rimangano ad Avellino. Però intanto i primi tre colpi sono stati sparati, il quarto quasi, quello di Marquis Green, e poi si monitorerà anche il mercato di oltreoceano, perché ricordiamo il colpo James Nunnally, sembrava giocava in Israele, però non era un giocatore affermatissimo. Ora quasi sicuramente non potrà, ecco lì Avellino non potrà far niente, perché non potrà mantenerlo, ma non si capisce ancora effettivamente dove giocherà James Nunnally, certo non ad Avellino. Certo, è un giocatore che è stato un po' la scommessa di Nicola Alberani, stravinta, l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo ancora oggi. Sarà difficile trovare un nuovo James Nunnally, però James Nunnally si è cresciuto così tanto, è cresciuto anche perché intorno a lui c'era una squadra costruita anche per esaltare le sue potenzialità, e con un coach intelligente quale Pino Sacripanti, che ha saputo scagliare le frecce del giovane americano. Sicuramente sarà difficile trovarlo, però sicuramente con il profilo individuato da Nicola Alberani, un profilo abbastanza molto serio caratterialmente, molto volenteroso di fare bene in Irpinia, sicuramente ci sarà un giocatore che potrà fare la differenza, così come ha fatto James Nunnally, e soprattutto che possa esplodere una volta per tutte in Irpinia un altro bel talento. Assolutamente, ci fidiamo del miglior DS della stagione, Nicola Alberani. Nicola, ora ascoltiamo Enrico Ruggeri, Nuovo Swing, e poi di nuovo qui in studio. Rieccoci qui per parlare, amici radioascoltatori dell'US Avellino. Allora, vediamo un po', Nicola, cosa si dice in casa US Avellino. È arrivata l'ufficialità di Stefan Omionga. Vabbè, ma qui parliamo di un affare concluso già da molto tempo. Si preparano altre ufficialità, tra cui quella di Belloni e quella di Camarà. E invece sembra che Gatto si stia un po' allontanando. Per quanto riguarda invece gli altri colpi che la società irpina ha in canna, sono quelli di Stojan e Falco, perché il tridente di
toscano ha bisogno proprio di gente molto molto veloce. Falco si è messo in evidenza col Cesena, Stojan col Crotone, quindi la squadra calabrese è volata addirittura in Serie A. Mi sembrano nomi assolutamente interessanti, ma un po' difficili da raggiungere a mio modesto parere. Poi c'è stata invece la non ufficialità, ma l'affare quasi concluso per Marco Perrotta del Pescara. Ha vestito la maglia del Teramo in Lega Pro e chissà che non possa essere un nuovo Davide Biraschi. Quindi la difesa pian piano prende forma con i vari Perrotta, Biraschi, Migliorini, Gidai che rimarrà sicuramente, e poi bisognerà capire altri giocatori che arriveranno ad Avellino. Sulle fasce c'è lo stesso Camarà che ha molto ben impressionato. Perrotta è stato strappato al Latina e alla SPAL, quindi una buona operazione. E a centrocampo molto dipenderà da D'Angelo e Arini, chi magari se uno dei due andrà via. In attacco invece mi sembra che Moculo e Castaldo rimarranno. Beh, io penso che comunque trattenere un uomo come Angelo D'Angelo dovrebbe essere legge, al di là delle ambizioni del giocatore. Bisognerà vedere quali saranno le prospettive pronosticate da parte della società US Avellino, e quindi bisognerà costruire, però senza dimenticare quello che è stato il passato, seppur triste, dell'ultima stagione. Comunque bisogna conservare qualcosa e quindi ripartire dai pilastri a Rini, D'Angelo e Castaldo. Penso dovrà essere un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Bisognerà vedere come verrà amalgamata questa nuova formazione di coach, di mister Toscano, Mimmo Toscano, che comunque avrà, da come si è capito, sta un po' rimodellando la squadra West Avellino, e quindi ci saranno tantissime novità, tantissimi esperimenti che magari nella prima parte della stagione non produrranno troppi risultati. Quindi bisognerà capire più o meno quale sarà il meccanismo giusto per muovere gli ingranaggi giusti per produrre davvero un'ottima stagione, che non sia la stessa dello scorso anno, altrimenti sicuramente la piazza non sta premiando la società per quello che ha fatto la scorsa stagione. Quindi si potrebbe finire in un tunnel che meglio non immaginare, quindi la società cerchi di accontentare il più possibile Mimmo Toscano nelle sue richieste, perché comunque è stato un allenatore bravo nelle ultime stagioni a modellare appunto squadre sulla sua visione di gioco. Quindi accontentiamo Mimmo Toscano e da qui partiamo per una nuova bella stagione con l'US Avellino. È notizia di questi giorni che comunque i 5.000 abbonamenti che si sognavano non sono stati raggiunti, e quindi magari Luce, da questo punto di vista, puoi delucidarci meglio. Sì, allora, per quanto riguarda il fatto dell'ultima stagione, sicuramente a molti non è andata bene proprio come risultato per l'Avellino Calcio. Però per quanto riguarda invece le prime tessere staccate, parlo di abbonamenti, già si è andati oltre i 1.500. Sì. Questo fino a fine giugno, questa è una promozione, naturalmente i prezzi sono più bassi. E poi però i prezzi ritorneranno, tra virgolette, nella norma da luglio in poi. Io penso che il presidente Accone si sia riferito ai 5.000 abbonamenti relativi complessivi, quindi 5.000 abbonamenti complessivi, non solamente relativi alla tranche di giugno. Certo però che se non si staccano tanti abbonamenti a giugno, poi è difficile che se ne possano staccare a luglio. C'è anche da dire un'altra cosa: a luglio arrivano giocatori, si sparano i primi colpi importanti, quindi la squadra prende forma, e in relazione al fatto che arrivano nuovi giocatori i tifosi si possono entusiasmare, e quindi questo può essere un fattore importante per far staccare gli abbonamenti. Il prezzo però più alto, naturalmente da luglio in poi, potrebbe tra virgolette scoraggiare. Quello che invece
quello che invece ha incoraggiato i tifosi, soprattutto a giugno, perché il prezzo era basso ma a scatola chiusa. Quando si fa a scatola chiusa effettivamente si dà fiducia a prescindere, quindi io direi che le oltre 1500 tessere staccate non sia un risultato straordinario, ma nemmeno un risultato da buttare, perché molta gente appunto ha dato fiducia. Ora bisogna vedere il prosieguo, però per il prosieguo è la società che deve dare dimostrazione, perché se non compra determinati giocatori poi non è che gli abbonamenti si fanno con magari con giocatori non all'altezza della categoria. Certo, in questo momento soltanto con l'ufficialità di Omeunga, anche in virtù del mercato che ancora non è ufficialmente aperto, con Camara e magari anche lo stesso Perrotta, certo non è che ci si possa aspettare un chissà no. quale grosso adesso siamo in fase embrionale, Nicola, fase embrionale, quindi bisognerà capire meglio quali saranno le mosse di questa società, che farà di tutto, come già detto, per accontentare Mimmo Toscano con il suo modo di giocare. Certi nomi, Falco, Stojan, sono tutti nomi che Gatto in questo momento sono più una voce di mercato che quant'altro. Magari arrivassero, certo è, sarebbero nomi che farebbero molto molto bene ad Avellino, anche se Avellino, Lucio, ha bisogno soprattutto di gente motivata che non veda la piazza Irpina soltanto come una stagione da fare bene e poi l'anno prossimo chissà, bensì i tifosi vogliono comunque l'uomo che sia attaccato in modo viscerale alla terra, come il caso di Castaldo Arini, certo non al loro livello, però anche Cilai ha dimostrato un certo attaccamento alla maglia con prestazioni in ruoli disparati che sicuramente hanno fatto emozionare, hanno enfatizzato il tifo bianco-verde. Da qui bisogna ripartire, dagli uomini che non hanno tradito tra virgolette, molto tra virgolette, la maglia irpina, quindi penso ai Frattali, Cidai, Arini, Castaldo, Mukulu. Esatto, questa è la spina dorsale, Nicola, è proprio elencato la spina dorsale. Speriamo bene, si attendono buone nuove, poi i contratti verranno depositati in Lega dal 1° di luglio, così funzionerà, e poi dal 15 luglio il ritiro a Sturno. Noi andremo a vedere su quale materiale lavorerà Mimmo Toscano. Questo legame Sturno-Avellino che fortunatamente continua ad esistere, la provincia irpina è sempre lo zoccolo duro, qualunque sia stata la stagione, comunque Sturno c'è, lì la provincia irpina c'è, quindi bisogna puntare anche su questo per avvicinare sempre più i giovani, i giovanotti, i piccolini alla realtà bianco-verde, per far conoscere i propri beniamini anche ai più piccoli, perché da lì poi si scatena un meccanismo incredibile che può portare anche chissà a far nascere il nuovo De Napoli del futuro, chissà. Magari questo veramente sarebbe una grande cosa. E a proposito di giovanili, ci sono delle novità da questo punto di vista. Nell'ultima settimana ci sono state una novità molto importante. Per quanto riguarda il settore giovanile è stato ingaggiato Renato Cioffi come responsabile del settore giovanile e allenatore della primavera, doppio incarico quindi per Renato Cioffi. A me piace come investitura, perché Renato Cioffi è una persona seria, fa bel calcio, l'ha dimostrato ad Aversa, l'ha dimostrato a Sorrento, ma anche nella ultima esperienza a Bellaria, quindi in piena Romagna. Mi piace come profilo quello di Renato Cioffi. Si parlava di Riccio, di altri ancora, ma nessuno aveva i requisiti, ecco, per guidare un settore giovanile. E con Renato Cioffi si è azzerato tutto, e con Renato Cioffi veramente può ripartire il progetto. Naturalmente deve essere sostenuto dalla società, non è che un allenatore, pur quanto bravo sia, possa fare
i miracoli, non ha nessuno la bacchetta magica, e quindi l'allenatore è un punto di partenza importante. Ci fidiamo, ci piace Renato Cioffi per il gioco propositivo che ha sempre messo in mostra. Ora tocca alla società, ma anche alle istituzioni, Nicola, perché bisogna dotare di strutture l'US Avellino, Partenio B, altre cose. Sembra che qualcosa si stia ripianando con il comune e l'US Avellino, però una scossa per il Partenio B. Ci aspettiamo qualcosa per il Partenio B. Però magari un maggiore dialogo anche tra presidente Taccone e il comune, perché si leggono ultimamente voci sempre. Beh, è stato duro già nella presentazione di Toscano. Già nella presentazione di Toscano, poi anche ieri polemizzando sul fatto che magari Avellino ha rischiato una penalizzazione oppure una penalità per non aver adempiuto a determinati compiti. E quindi è un peccato, cerchiamo di fare la pace, assolutamente. Anche perché poi il presidente Taccone, diciamo che non è uno che quando ha qualche sassolino se lo conserva, sicuramente se lo tira fuori subito e fa male, fa bene. Il presidente è così, dipende dai punti di vista. In alcuni momenti è il massimo dello splendore per tutti, in altri momenti non è apprezzato, ma il presidente è questo, vulcanico nel bene e nel male. Assolutamente. Allora Lucio, io direi di poter andare avanti oppure vogliamo... No, concludiamo parlando di un'altra realtà irpina importante, l'H Montella, che in B1 quest'anno non ha raggiunto i playoff per un'inezia, sconfitta alla penultima giornata ha impedito tutto questo sogno, però non è più l'allenatore Sasalbanese, ma qui però facciamo gli auguri, perché ieri è convolato a nozze. Auguri a coach Sasalbanese. Beh, io faccio, visto che mi hai fornito l'assist, faccio anche gli auguri a Gianluca Tucci, che è andato alla Reyer come assistant coach di De Raffaele. Assolutamente, ancora una volta la bontà del lavoro di Gianluca Tucci è stata premiata, e quindi avrà la possibilità di continuare in Serie A con Venezia. Ne parliamo, perché è un irpino ad hoc, che sia certo, chiaro. Certo, magari chissà, un giorno torna ex coach di Avellino, esatto. Ricordiamo, ex assistant coach. Sì. Quindi Gianluca Tucci sicuramente è stata una bandiera per quanto riguarda il coaching staff irpino. Però abbiamo detto di Sasalbanese, sì, che è convolato a nozze. Auguri anche all'ex coach dell'H Montella. Però il nuovo coach dell'H Montella è stato ufficializzato oggi, sarà Dino Guadalupi, un coach che sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, quarantenne brindisino, un coach che è stato anche in Campania, Sala Consilina, zone del Salernitano, quindi è conosciuto in zona, poi è stato anche in Serie A come assistente, e quindi è un profilo che piace, sicuramente porterà con sé tutta l'esperienza del mondo per provare a far volare l'H Montella laddove non è riuscita quest'anno. E certo, nemmeno l'anno prima. L'anno precedente, sì. Con il compianto Matarazzo. Matarazzo, sì, un grosso peccato. E quindi penso che il progetto H Montella sia vivo e possa produrre risultati anche il prossimo anno. Certo, quel sogno della promozione può essere cavalcato, quindi io credo, sì, che quest'anno H Montella ci farà togliere ancora delle belle soddisfazioni. Quindi auguri al neo coach dell'H Montella, sì, in bocca al lupo per il lavoro di Dino Guadalupi. L'H Montella è un movimento importante a livello giovanile, quindi è un punto di riferimento in tutta l'Irpinia, non solo nell'alta Irpinia, assolutamente, quindi sì, assolutamente un in bocca al lupo a Dino Guadalupi. Nicola,
l'Italia sta ormai però prima di chiudere andiamo con la box Lurgio, la SD Real San Felice porta per la manifestazione del Quanto d'Oro 2016 Mel Donniau ancora a gareggiare contro l'elite nazionale, la grande montorese, la nostra amica Mel Donniau, categoria 69 elite, quindi speriamo possa confermarsi anche quest'anno la giovane montorese con la sua passione vulcanica, magari come presidente d'accordo possiamo dire, no vabbè, dai, comunque piena di energia, sicuramente brillerà nella manifestazione sanremese, speriamo bene, auguri a Mel Donniau, forza Mel, forza, assolutamente sì. Poi chiudiamo con la SD Giodanza della Federazione Italiana Danza Sportiva, che presenta il sesto saggio di danza il 24 giugno alle 20:30 presso Sabina Aiello del Sabato, frazione Sabina Aiello del Sabato, sarà diretto dai trainers famosi anche a livello nazionale, Giorgia Gubitoso ed Alberto Delia, complimenti a loro. E poi la SD Giodanza parteciperà ai campionati nazionali 6 e 7 di luglio, i campionati nazionali si terranno dal 3 luglio al 10 luglio, però loro parteciperanno alle gare che si svolgeranno al 6 e 7 luglio in determinate categorie, quindi in bocca al lupo a questa anche società a che oggi è piccola, però magari si aspetta di diventare sempre più grande nel tempo. Nicola, abbiamo chiuso, forza azzurri, e andiamo a vedere questa partita, speriamo assolutamente che possa arrivare un risultato positivo anche con la Repubblica d'Irlanda, magari noi mangiamo anche qualcosina, assolutamente, per forza. Ciao a tutti e alla prossima con Sportivamente Irpini. Ciao Radio Flumeri, informazione, cultura, spettacolo.